un Oscar, anzi un applauso e un Oscar a Cristiano Giuntoli, un attore di livello mondiale. Non ci hai fatto capire niente. Bravo Cristiano, bravo. Un saluto a tutti gli amici di Napolitano. Iniziamo, parliamo un po' di questa situazione di Giuntoli, dai, dedichiamoglielo l'ultimo video. Bravo, bravo Cristiano, bravo, che ti sei aperto così alla prima conferenza stampa lì alla Continassa, sei tornato alle origini, alla tua fede, alla tua juventinità, così nascosta, così messa da parte. Complimenti, professionista eccellente, perché poi alla fine tu non è che hai parlato tanto, caro Cristiano, hai parlato l'ultima volta a Di Maro facendo una conferenza, ma proprio base, in un clima spettrale con tutti contro, e tu lì sei stato come al solito banale, un'uscita tranquilla, una dichiarazione sull'operazione Coulibaly, diciamo così e così, però ecco, ora non mi va di gettare fango oppure di cancellare completamente quello che tu hai fatto, perché quello che tu hai fatto a Napoli è stato bello. Dobbiamo anche dire l'ultima tua esternazione pubblica, quando hai parlato dopo quel furto, uno dei tanti fatti dalla Juve in semifinale di Coppa Italia, e questo video lo potete trovare qui sul canale in uno short fatto dal nostro ottimo collaboratore Almerigo, e lì c'è tutto, no? Dottor Jekyll e Mr. Hyde, chiamiamolo così. Ci sono professionisti che possono tranquillamente essere tifosi di una squadra, però tu per 8 anni sei stato in un club che ti ha portato ai massimi livelli, perché poi dobbiamo anche dire che la riconoscenza nella vita in generale è una cosa importantissima. Siamo riusciti ad intercettare le tue parole alla premiazione del Napoli, quando ringrazia Aurelio De Laurentiis e dici grazie di tutto presidente. I rumors erano oramai quasi convinzioni, perché la tua strada era già fatta, ben fatta, verso la tua squadra del cuore. Io però penso una cosa, iniziamo a fare un distinguo, perché il tuo lavoro a Napoli è stato un lavoro ottimo. Arrivi dal Carpi, dove fai un buonissimo percorso, dalla C alla A, straordinario. Però credo che tu devi assolutamente ringraziare per tutta la vita Aurelio De Laurentiis e il calcio Napoli, che ti ha dato la possibilità prima di tutto di fare quello che volevi e di essere messo al centro di un progetto che poi hai visto, no? Progetto vincente, che ti ha portato delle soddisfazioni, perché poi la stampa è passata clamorosamente dal cagnolino di De Laurentiis, perché ho letto articoli anche molto trancianti, no? Che ti etichettavano come cane al guinzaglio di De Laurentiis. Quegli stessi editori ora invece ti presentano come il messia, come l'unico protagonista dello scudetto del Napoli, e soprattutto come un dio sceso in terra. E questo continua a far palesare la presa per i fondelli verso chi legge, verso chi guarda, verso chi ascolta, perché in così poco tempo si è passati da etichettare una persona come inutile, completamente inutile, ad una persona che è migliore di tutti. Oramai noi abbiamo la forza, abbiamo gli strumenti di andare a vedere con i nostri occhi quali sono le verità. Ad un certo punto basta raccontare storielle, basta fare articoli che un giorno dicono una cosa e il giorno dopo dicono l'esatto opposto. Questa cosa non si può proprio vedere, perché proprio sulla questione Giuntoli hanno perso chi fa informazione, perde clamorosamente chi fa l'informazione, perché presentato in pompa magna, presentato da mesi poi, sottolineando anche un'altra scorrettezza, quella di parlare di un tesserato del Napoli come già di un tesserato di un'altra squadra, anche lì si fa un po' quello che vuole, ma d'altronde quello che è successo a livello giudiziario con la Juve è un qualcosa di clamoroso, veramente è successo qualcosa che non sarebbe successo in nessun altro paese europeo. È finito con un patteggiamento, che molti dei tifosi della Juve pensano che il patteggiamento sia una cosa positiva, quindi partiamo proprio dal contrario della realtà. Ecco, loro sono bravissimi a trasformare completamente la realtà, cioè loro vedono una cosa al contrario, e questo purtroppo
non possiamo modificarlo, perché poi è brutto andare poi ad offendere persona per persona, però possiamo dire dopo questa situazione Giuntoli che è anche come si fa informazione, perché poi ci sono persone che credono a queste testate e pendono dalle penne di questi giornalisti che un giorno dicono una cosa e il giorno dopo dicono l'esatto contrario. Ma passiamo proprio un attimo a parlare di Cristiano Giuntoli. Questo ovviamente è l'ultimo contenuto che io gli regalo, perché io sono un tifoso del Napoli. Come primo nemico sportivo, chiamiamolo così, nemico in senso ecco sempre leggero, c'è la Juventus. La Juventus che è una squadra in questi anni ci ha fatto vedere cose strane, cose particolari. Ribadisco, lui è stato bravissimo a nascondere questa sua juventinità, che è stata però a mio parere troppo sbandierata in una prima conferenza. Allora va bene bandierare quella che è la verità da tuo padre, che è un simbolo, ho saputo anche che è un simbolo proprio per i juventini nel tuo paese di origine, però secondo me un passaggio, un qualcosa di importante verso questo club che ti ha creato, perché poi parliamoci chiaro, Cristiano, ma se non venivi a Napoli, ma chi ti conosceva? E poi verso Aurelio De Laurentiis, che ha puntato su di te, che è riuscito a darti poi alla fine la possibilità di poterti affermare in questo lavoro, e secondo me tutta quest'enfasi te la potevi pure risparmiare, perché poi lo sai come si dice, la vita è una ruota, ora tu vai lì in quel momento. Io sono sempre convinto che al di là di tutta questa tua juventinità che è palese, no, che stai facendo vedere con forza, tu hai scelto la Juve, non parlo manco del lato economico che potrebbe essere quello più banale, ma tu hai scelto la Juve perché ad oggi in quel club, che è praticamente un disastro, sai che puoi fare solo bene, perché peggio dei tuoi predecessori è difficile fare. Anche se poi, se dobbiamo andare dietro a quello che scrivono, tu non avevi alcun potere a Napoli, quindi non so perché poi ti etichettano ad oggi come il dio dei DS, visto che quelli scrivevano che tu non eri solo il cagnolino al guinzaglio di Aurelio De Laurentiis, quello eri. E ti stavo dicendo, era più corretto dire che stai andando in un progetto vantaggiosissimo, perché lì ci sono le macerie. Fare peggio è proprio complicato, credimi. E quindi, caro Cristiano, io ti saluto per quello che hai fatto e ovviamente ti auguro di fallire a livello sportivo, perché sei andato nella squadra mia rivale, no? Mia rivale storica, quindi ti auguro di fallire. Però allo stesso momento ti dico che hai fatto una scelta da marpione, quindi bravissimo attore, da premio Oscar, perché in questi anni, diciamo, lo dobbiamo dire, non hai fatto vedere tutta questa tua juventinità, e sei andato, andrai in una squadra che è semplice da gestire, caro Cristiano, questo lo puoi dire. Quindi io ti auguro di fallire a livello sportivo e spero che riuscirai almeno a fare un piccolo passettino indietro in questi giorni, no? Quando sarai più tranquillo verso chi ti ha apprezzato e chi, ribadisco, per un periodo ti ha apprezzato, ma forse più della proprietà, perché per gli ultimi anni io ho visto e ho letto solo manifestazioni d'affetto verso di te, stando 8 anni a Napoli, lo sai, no, che rivalità abbiamo, quindi potevi farlo in modo diverso, potevi esternare questa tua juventinità anche in modo diverso, a mio parere. Però ripeto, questo è l'ultimo video che ti farò e va bene così. Ti saluto anche pensando a questa stagione, perché va bene che hai festeggiato, cioè abbiamo festeggiato lo scudetto noi napoletani e tu da professionista ovviamente hai festeggiato il tuo apice, però mamma mia, come avrei voluto avere una camera dedicata a te sui 5 palloni che hai preso al Maradona, e quando invece hai preso l'ultimo gol al 90esimo, anzi al 95esimo quasi, allo Stadium. Mamma mia, Cristian, è come avrei voluto una telecamera sul tuo viso. E quest'anno abbiamo un altro motivo per prendervi a pallonate. Vediamo. Allora, ragazzi, questo video termina qui. Vi raccomando, non ho detto di iscrivervi al canale, non ho detto di mettere il like, arriviamo a 300 like, ma ve lo dico ora. Attivate le campanelle, attivate la campanella, perché usciranno contenuti ogni momento. Capitolo Cristiano Giuntoli chiuso. Ciao!